Speciale copertina Prima alla Scala, in collaborazione con ANCI, Associazione Nazionale Calzaturifici Italiani e dell'Era Pellicce. Benvenuti al Teatro alla Scala per la serata inaugurale della stagione di opera e di balletto, la Prima alla Scala 2011, con il Don Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart sulla scena, diretto dal maestro Daniel Barenboim. È sempre un piacere per me condividere l'emozione di raccontare questa prima con il mio pubblico, con tanto pubblico, perché è una serata così significativa, così importante. Il Don Giovanni di Mozart nel teatro più famoso del mondo. Vi racconterò proprio tutto, quasi tutto, dall'opera al foyer, al dopo scala che si svolge alla Società del Giardino. E volendo raccontarvi proprio tutto, diciamo che l'opera inizia alle ore 18, alle ore 17 si aprono i portoni della scala e allora, sono le ore 17, si sta aprendo il portone del Teatro alla Scala. Per gli ospiti scaligeri all'ingresso ci sono le forche caudine di decine di operatori TV e fotografi. Tra i primi ad arrivare è Eugenio Scalfari con la moglie, l'avvocato Cesare Rimini con la moglie Liliana, Diana Bracco con il marito Roberto De Silva, Elio e Mercedes Catania, Barbara Berlusconi con il calciatore Pato, il presidente della provincia Guido Podestà con la figlia Arianna. Nella corsia d'onore ad attendere gli ospiti istituzionali, il sovrintendente Stéphane Lisner. Teatro alla Scala conferma la sua internazionalità. Il grande compositore Mozart ha scritto in tedesco, in francese e anche con la nostra lingua. E le tre da ponte, quello che sono così fan tutte, le nostre De Figaro e Don Giovanni, sono veramente definitivamente capolavori della storia della musica e anche della musica italiana per me. Tra un ingresso e l'altro sono in fibrillazione l'assistente del sovrintendente Donatella Brunazzi, Serafino Cagnetti, capo cerimoniale del sindaco Pisapia, Carlo Maria Cella, responsabile dell'ufficio stampa. Tutti sorridono, sono tutti eleganti, anche Paola Primavera, responsabile dei rapporti con le TV, in abito Gianni Tolentino. Anche le donne poliziotto come Maria Cardone sono in abiti eleganti. Tu stai aspettando gli ospiti, tra l'altro ti faccio i complimenti perché ogni sera della prima veramente c'è un omaggio a quello che è il Made in Italy e quindi vorrei complimentarmi con te veramente per questo splendido smoking. Sartoria. È uno smoking di Sartoria, NH Sartoria, fatto su misura e quindi è uno smoking di velluto molto don giovannesco. Arrivano alcuni ministri, il ministro dell'interno Anna Maria Cancellieri con il marito dottor Peluso, il ministro dello sviluppo economico Corrado Passera con la moglie Giovanna, elegantissimi in abito firmato Luisa Beccaria. Sta arrivando il prefetto di Milano Gianvalerio Lombardi e la signora Rosaria. Beh, è un grande lavoro, è una grande emozione la prima, ma è un grande lavoro per la prefettura. Beh, è un grande lavoro per tutti, è una bella serata, poi un'opera che si prospetta magnifica. E poi la presenza del Presidente della Repubblica, anche del nuovo Premier Mario Monti. Abbiamo due vertici, Presidente della Repubblica e Presidente del Consiglio dei Ministri. E le signore rappresentano molto meglio la moda, il Made in Italy, Rosaria Lombardi, l'emozione di una prima si rinnova sempre. Certo, è sempre una grande emozione poter partecipare alla prima della Scala. E poi questo mito del Don Giovanni, di questo grande seduttore, insomma, il cui nome ormai è sinonimo veramente di seduzione, ma speriamo che non tutti i seduttori vadano agli inferi come Don Giovanni. Certamente. Arriva il sindaco di Milano, Giuliano Pisapia, con la moglie Cinzia, che indossa un abito firmato Armani. È un'importanza fondamentale perché è un messaggio alla città per far sì che Milano continui ad essere la capitale del mondo della lirica. Tutta la città vive Don
Giovanni. E tutta la città e soprattutto i giovani che oggi sono particolarmente entusiasti di questa recita che vedremo oggi tutti insieme. Il benvenuto al presidente della regione Roberto Formigoni. Questa città che vive il Don Giovanni con particolare emozione, un anno importante anche della nostra storia. Sì, soprattutto questo è il momento in cui dobbiamo far conoscere ancora di più nel mondo questo prodotto straordinario che è la musica lirica italiana. La Scala è il tempio di questa straordinaria forma di cultura, attrae tanti appassionati in tutto il mondo e noi vogliamo valorizzarla sempre più. Penso a quello che prepareremo per l'Expo, dove non solo la Scala ma tutti i teatri di Lombardia e d'Italia saranno aperti al gusto dei tanti cittadini del mondo che vogliono venire in Italia per conoscere meglio il nostro paese. Le signore della Scala si preparano in maniera particolare, voi stiliste, una stilista famosa come Luisa Beccaria si prepara al meglio. Ma mi diverto, ma ne ho preparate diverse, sì sì. E il principe Carlo Giovanelli che non manca mai. Bisogna essere presenti a questi avvenimenti, essere solidali a quella moda e con la bellezza e con l'arte. Blindatissimo arriva il premier Mario Monti con la moglie Elsa in abito firmato Armani e secondo cerimoniale l'ultimo ad entrare è il numero uno degli italiani, l'amatissimo presidente Giorgio Napolitano con la moglie Clio, molto eleganti in abito Raffaella Curiel. Presidenti e ministri raggiungono il palco d'onore, il maestro Daniel Barenboim sale sul podio e va in scena il Don Giovanni della prima 2011. Voglio fare gentiluomo e non voglio più servir, e non voglio più servir, no, 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 no. Il Don Giovanni di Mozart. Mozart musicò un libretto di Lorenzo da Ponte dal titolo Il dissoluto punito. In effetti è un dramma giocoso e la parola stessa lo dice, giocoso perché il gioco della seduzione è sempre un gioco appunto tra le parti e perché è un dramma perché alla fine dell'opera il Don Giovanni viene trascinato agli inferi dal commendatore, il padre di Donna Anna che lui ha ucciso in duello all'inizio dell'opera e che alla fine dell'opera ritorna appunto per trascinare agli inferi questo seduttore. Ma il mito di Don Giovanni, questo libertino, questo cavaliere libertino senza regole, senza legami, il cui nome in fondo è ormai diventato sinonimo di un conquistatore ad oltranza, di un conquistatore senza legami. E a me è piaciuto moltissimo il maestro Daniel Barenboim che a questo proposito ha detto, beh, in fondo nell'animo di ogni uomo c'è un po' il mito del seduttore, solo che il mondo si divide in uomini che seduttori lo sono e altri che vorrebbero esserlo. Or suspiciati presto cosa voi? L'affar di cui si tratta è importante. Lo credo. È importantissimo. Meglio ancora finiscila. Giurate di non andare in collera. Lo giuro sul mio onore. Purché non parli del commendatore. Volevo raccontarvi qualcosa sul cast di Don Giovanni. Don Giovanni è interpretato da Peter Mattei. Leporello, che è il servitore di Don Giovanni, che è Bryn Terfel. Don Anna, che è Anna Netrecco, e per la parte di Donna Elvira, Barbara Frittoli. C'è un altro italiano che fa Don Ottavio, Giuseppe Figlianotti. Poi c'è il commendatore, che è Juan Chul Hyun. E poi anche, non dimentichiamo, Zerlina che è Anna Proasca. E poi c'è Masetto, l'innamorato di Zerlina, che è interpretato da Stéphane Cazan. Però poi il regista Robert Carson, canadese, e ha fatto una rilettura molto moderna, infatti in abiti moderni. Allora a proposito dei costumi parliamo subito della costumista che è una tedesca, Brigitte Reifenstuhl. Le scene anche quelle sono piuttosto intimiste, piuttosto minimaliste, con dei cambi abbastanza suggestivi appunto di scena, e dell'inglese Michael Levin. Speciale copertina.